Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, sono Nino e oggi siamo di nuovo su League of Legends. Di nuovo non proprio, ma da tanto che non ci vedevamo qui. Allora io devo richiedere un attimo aiuto al Viola, perché sennò non posso fare il mio match. Fiora, per favore aiutami. E quindi ragazzi, allora oggi vi spiegherò un attimo come funziona la giungla, ma soprattutto Rek'Sai in giungla, perché come vedete ho Rek'Sai. Per chi se lo domandasse è femmina, infatti nella chat se lo domandavano, guardate lei Rek'Sai girl, perché siamo una squadra di donne, donne forti, cazzute, vinceremo. Qui ho bisogno di aiuto, amici. Allora ragazzi, prima avevo già registrato una partita, avevo fatto pure 12-3 mi pare, 12-4. E solamente il problema è che vedete, ora posso scendere lo schermo, prima non me lo faceva scendere, non so perché, non lo capisco. Allora, smettiamo subito la rana, innanzitutto ragazzi, ora vi inizio a spiegare, grazie Fiora, potevi andartene un pochino dopo. E allora ragazzi, vi spiego subito con la nuova giungla come funziona. Allora, la nuova giungla è un po' più difficile rispetto a prima, perché i mostri spawnano un po' più lentamente, sono un po' più forti. Quindi ragazzi, noi, sono cambiati pure le armi da jungler. Quindi ragazzi, noi al livello 3 siamo costretti a regolare, cioè costretti, poi vedete voi come le gira, se usate, se avete ancora una pozione potete pure rimanere a uccidere un altro mostro. Però è consigliato regolare, ma soprattutto è consigliato fare la rana, come vedete vi indico sulla mappa, poi i lupi, i sassi e, o se no il red. Io però, dato che non ce la faccio a fare il red, pure su una pozione, lo so che non ce la faccio perché non ho smite, vado a fare i golem, ricollo e poi vado a fare il mio red. Almeno questa è la tattica che sto adottando io. Poi ragazzi, allora, innanzitutto ricordate di usare le pozioni e soprattutto di usare lo smite all'inizio, perché sennò morite raga. Poi con questo nuovo aggiornamento noi possiamo ricevere dei bonus uccidendo questi tizi. Ad esempio dalla rana, smitandola, solamente smitando i mostri della giungla, quelli grossi, prenderemo il bonus. Ad esempio io dalla rana ho preso Viola e dai sassi lo stun, che andranno fatti, cioè però questi bonus si rifaranno solamente, si potranno fare solamente sui mostri, sui minion, sui mostri della giungla. Quindi adesso vado a prendere il mio rosso e poi ragazzi, una volta preso il rosso io di solito concedo il blu al mio mid lane, però adesso avendo Katarina non so quanto le servirebbe il blu. Allora, vediamo un attimo ora come si apre la soluzione. Io glielo chiedo sempre se lo vuole, se non lo vorrei, se non lo volesse pisciamo, noi glielo diamo, ce lo prendiamo noi. Exp in più non fa mai male. Allora ragazzi, Rek'Sai è semplicissimo da usare. Noi ogni volta che attacchiamo prendiamo della rabbia, come vedete la lineetta lì sotto. Adesso io non uso lo smite perché sennò sarebbe uno spreco, e come vedete lo stiamo arando. Poi abbiamo pure il buff. E quindi ragazzi, noi una volta che ammazziamo tutti questi mostri, la nostra passiva è: più rabbia abbiamo, più siamo sottoterra e più vita recuperiamo. Guardate come recuperiamo vita e come ci scende la rabbia. Poi non so che altro fa la rabbia, penso aumenti un po' l'attacco. Comunque adesso non lo so. Carta blu. Comunque ragazzi, per chi non l'avesse capito, ho preso il computer nuovo, quindi scusatemi se ieri non è uscito un video, perché non riesco a usare ancora Camtasia, perché non so, i video del telefono non me li fa scaricare. Vabbè, adesso vediamo un attimo. Comunque io mi vado a fare la rana, così ho sia rana che viola, cioè rosso e viola, così proprio aro. Però Katarina non mi risponde, quindi la vado a gankare. Ricordate sempre di gankare, poi se avete lo smite è ancora meglio. Però quella sottotorre si fa uccidere. Ma ci sono! Il lag! Che cosa è successo? Che quanto lag ho? 198. Vabbè, allora ragazzi, però mi sta laggando davvero tanto. Spegniamo il wifi del telefono. Ah, soprattutto spero che si senta meglio, cioè non si senta ventola di sottofondo, perché essendo un computer fisso non dovrebbe fare. Perché sono andato sottoterra, bitch? Allora ragazzi, intanto che parliamo un po' e uccidiamo altri mostri della giungla, ci tengo a sponsorizzare un nemico. Perché sponsorizzo questo amico, ragazzi? Perché
come sapete io non ho ricevuto sponsor da nessuno e sono arrivato a 233 iscritti da solo, che comunque è un bellissimo traguardo. Io sono felicissimo, cioè sono davvero contento di quello che sto facendo. Sono contento che ogni giorno utilizzo il mio tempo per fare dei video e so che molte persone li guardano, cioè dico molte persone, non 100.000 persone, però comunque un po' di persone li vedono, sono comunque bei numeri. E io sono molto più motivato a fare video e per questo voglio aiutare questo mio amico che è bravo, gioca a League of Legends. Si chiama Trio Saibo, metto il link del canale in descrizione, ragazzi. Ci tengo soprattutto a sponsorizzarlo perché io non ho ricevuto nessun aiuto. Che cazzo è? E mo arrivo un attimo. Dato che non ho ricevuto nessun aiuto, vorrei aiutare questo mio amico. E quindi raga, niente, vedevo di qualcos'altro, sì, vi volevo dire, ok, questo mi grabba adesso, 3, 2, 1, vaffanculo, liscio amico. Ok ragazzi, quindi ci tenevo a dire che voglio sponsorizzarlo perché a parte che è un mio amico, ma soprattutto gli voglio dare almeno un aiutino per iniziare bene. Quindi metto il link del canale in descrizione, lui si chiama Ercoli, fa il canale con due suoi amici. Però al momento è solo lui che carica video, quindi menziono solo lui. E poi ragazzi, comunque in futuro se qualcuno vorrà fare un video con me, lo faremo, cioè tranquillamente, le lotte Pokémon, tranquillissimi, perché adesso mi sto scaricando il programma per registrare con la Capture. Solamente ragazzi, ve lo dico da adesso, mi si sono rotti tutti i caricatori per il 3DS, cioè mi è successo pure in montagna e mi è successo anche qua a Latina, quindi io adesso devo andare a comprare un caricatore di merda perché sei bastardo. Ah. Questo mi ammazza, raga. Io non lo so. Quindi ragazzi, inizieranno pure le lotte Pokémon, non vi preoccupate. Ora sto fidando 202. Come mio, non so nulla. Uccido Silvio, così diventa una ward a tutti. Andiamo in top. Ingaggia, ingaggia, Fiora, ingaggia, ingaggia, ingaggia. Vai Fiora, vai Fiora, prendila te. Ok, good job, è stato la ultima. Ok, facciamo così, dai. Così ce la facciamo mica. Come dice Gabbo, si ricorderà di noi. E allora ragazzi, occhio al drago. Occhio al drago. Ci vado pure io. O almeno che non vada da casa. Cazzo. Che cos'è successo? Ah. My fucking shit. Cioè io sono arrivato qua e mi sono teletrasportato l'acqua. E adesso arrivo io casa. Ok, quello lì ancora non si è finito di buildare l'arma. Ah sì ragazzi, questo qua muore. Sorry bro. Non gli do nemmeno la sua kill. Questi cazzi dobbiamo della guerra, riusciamo un attimo la guerra per questo. Ma che lag è? Ok ragazzi, quindi cerchiamo di prendere la torre e poi vi spiegherò la build che utilizzerò. Allora, scendere Xai. 3, 2, 1, io me ne vado. Vado a farmi il red. Allora ragazzi, quindi noi sicuramente ci faremo lo smite, poi le scarpette e poi no, smite, un po' di idra, cioè le scarpette marroni, poi l'idra e poi ci facciamo il, come si chiama? Non mi viene, vabbè, non serve il botto tanto. No, non serve il botto, servirebbe più tanto. Vabbè, vado meglio. Quello sta ancora al 5. E sì, poi facciamo la Yomu. Qui c'è qualcuno, ecco Rek'Sai.
vincerà il Rex più potente. Mi hai pure smaitato, perdonami. Cioè, mi hai pure smaitato. Allora, ragazzi, è online. Speriamo che non mi chiama. Vabbè, semmai farà parte del video. Comunque, ragazzi, sì, non mi ricordo che sto dicendo. Sono molto concentrato perché voglio vincerla questa, raga. Sto giocando bene. Cata blu. Comunque, raga, pure se non parlo, voi vedete quello che faccio, lo imitate e così almeno potete giocare come gioco io in giungla. Cioè, non è che gioco bene, però comunque sto imparando a giocare al LOL, quindi vediamo se viene. Non viene. Ok, ragazzi, ho la ulti, quindi mo vado a fare il drago, uccido un attimo questo, però non spreco lo smite perché poi mi servirà il drago, almeno che non muoio. Vediamo un attimo. Non sono morto, ok. Quindi adesso andiamo a fare il drago e mi compro pure un pezzo di idra per un po' di ruba vita e le scarpette, perfetto. Allora, scarpette, questo, due pozioni. Ma quello là in top fa parecchio cagare, eh. Non vorrei che Darius poi mi rompesse il cazzo. Vabbè, sì, io mi faccio il running e Darius è chiuso. Ok, questo ci muore. E questo mi ammazza. Ah. Potevo provare a far danni. Vabbè, 2v1 l'ho shottato a quell'altro. Ward Drag. Non so se si scrive così. Non mi sta bene tutto. Speriamo di sì. Comunque, ragazzi, avete capito come funziona l'XI? Con la Q arate tutti, con la E pure. Ricordate sempre di andare sottoterra, buttarmi in aria, bravacata. Arrivo a far drago. Ho lo smetti tra 20 secondi, l'XI nemico è spawnato, quindi lui pure sta andando al drago, spero. Così lo ammazzo un'altra volta. E bene, sì, speriamo che comunque si senta bene, raga, io ancora non ho fatto prove, quindi è tutto così. Allora, prima volta. Vediamo se va la Karina che sta prendendo la torre. Allora, usiamo una pozione perché se arriva Rek'Sai non vorrei che mi rompesse la mia, cioè, capito? Almeno così viene, io scappo e lo sciocco. Ok, mi hanno rotto lì. Smetto troppo presto, vabbè. Arrivo, cara. Quanto leva quello? Oh, bella Rek'Sai. Lasciare, però avevo pure che Zed mi shottasse. E dai, che fail. Ok, ragazzi, abbiamo ripreso vita. Ok, arriviamo, Kata. Oh mio Dio, mi ha shottato! What the fuck? Quanto cazzo leva sto zerbi? Utilizer. È quello. Brava Kata. Che
ammazzato. Zed sta top tanto. 15 minuti. Tanks. Non ho capito che cazzo vuol dire. Ok, lì c'è Zed. Allora, comunque Darius non crea problemi, che se sta buildando solo lì. Cioè, l'ho preso alla sprovvista, l'ho errato. Arrivo bot. Ah vabbè ragazzi, sta andando bene, però cazzo. Muore? Dai, Fiora, vai, vai, vai. Assist, perfetto. Fussate Vayne, Vayne. Buono, buono, Zed, Zed, Zed. Vai, 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 cu, cu, cu. Ma ti porta sotto torre, ti ulta. Ah, non ce l'aveva. Ok, ma distruggi la Ok, ora mi compro l'idra. Se no mi vado a fare il blu, sì, a fare il blu, sti cazzi, e poi fa il blu. Non ho l'ultima. Vabbè, allora aspetto qua l'idra e poi ulti. Sti cazzi, stessa cosa. Dai, 20 gol, distruggete una torre. Preferirei fare il drag comunque. Sì, ok, cosa. 3, 2, 1, preso. Perfetto, arrivo! Allora, vado a fare il blu, se no me lo battono. Vabbè, stavo battendo loro, però. Non ho fatto il problema. Perché mi succede questo? Faccio mai, se no, si può andare. Andiamo mid. Passiamo di qua. Qua ce ne sta uno. Bello il papà, dove cazzo stai? Vai cata, vai cata! Brava sta cata, dai. Cata mi vado a fare red e torno. Anzi, uccido Giorgio perché ora c'è sta il drago, no? Futuro jungle dovrebbe essere scarso, ma ti vince 0-5. Un grande red arrivo, donne. Dicevano tanto all'inizio che noi guardavamo perché eravamo tutte donne. Sti cafoni. Cazzo, ancora così. E allora ragazzi, andiamo ad aiutarle. Anzi, io finito il lavoro. Intanto non ci sta il bot. Andiamo pure l'idra. Lo voglio prendere io, quindi smite, bitch. Non te ne andrai, non te ne andrai, bastardo. Non la clicchi la lanterna. Zed e Darius dobbiamo uccidere adesso. Ferma bloccato, zio! Ma come cazzo fai? Ok, mi sa che ho fatto tanto una cazzata. No, no. Ok, ragazzi, comunque, come vedete, Rek'Sai recupera un botto. Ma è assurdo quanto recupera Rek'Sai, è fortissimo, glielo consiglio, non c'è.
Rexha ci muore. Oh merda, ce ne sono due. Questa vuole il prossimo red, io glielo lascerò, così è buono. Ma che cazzo fai? Oh merda, mi ha ultato. Vabbè, mo ci ha ammazzato tutti. Allora, ninja W per Zed e quell'altro. Adesso facciamo il brutalizzatore, ragazzi. Così ci ottiamo per martello di ghiaccio, Randuin e vedremo, vedremo, vedremo. Comunque non penso che ci sarà più bisogno perché la chiuderemo presto. Abbiamo Katarina, Fiora, io che brucio pure. Poi abbiamo Caitlyn, cazzo. E quindi, raga, che l'ho detto? Brutalizer, ecco qua. Yomu, ecco qua, compriamolo. Andiamo subito di ulti al loro blu. Sì. Dai, no, perché? Allora, vediamo che posso fare tutto un po' la buca, se no arriva di ulti Rexha, non è molto scarso, non so. Che non sa per nemmeno di usare le ulti. Danni, vabbè, Ward 2 per 1, 3 per 1, 4 per 1, 5 per 1, ace. Worst team, bitch. Guarda Fiora, oh GG, hanno sorrendato. Ah, sto scrivendo io su render, volevo scrivere GG, vabbè. Ok ragazzi, io spero che il video comunque vi sia piaciuto. Cercate di intrattenervi un po', di parlare così. Comunque è stata una bella lotta, quindi adesso vediamo la classifica. E ok, dai, dai, dai. Comunque raga, davvero, passate al canale di questo mio amico perché fa gameplay simile al mio che avete visto oggi. Comunque io vi ringrazio a tutti per il supporto, tutti quelli che si stanno iscrivendo, siamo già 233 ragazzi. Vi inizio a dire che uscirà il flauto e il video del biglietto Eone e vi spiegherò pure come ve lo posso passare, è semplicissimo, tanto già vi ho aggiunto molti tra gli amici. Ragazzi, mi serve solamente il caricatore perché comunque oggi è sabato, uscirò un attimo a comprarlo. Quindi non vi preoccupate perché comunque... inizieranno a uscire i video con la capture. Spero che si sia sentito bene, soprattutto spero che si sia sentito. E quindi ragazzi, speriamo che abbia registrato, sta registrando, perfetto. Siamo a 23-26 ragazzi, quindi comunque vedete questo qui è il grafico. Io ho guadagnato molti più di Morgana Bella dal support. Vediamo un attimo quanti danni inflitti ai campioni. Sicuramente Kata ha stravinto. Ah no, siamo molto pari, molto pari. Io su quello un po' più sotto, vabbè, sul jungle. Vediamo danni inflitti. Sempre Caitlyn, comunque. Siamo stati molto equilibrati in squadra, ragazzi. Abbiamo giocato tutti bene. Quindi, ragazzi, vi rimostro un attimo quello che ho buildato io all'inizio perché non ho potuto buildare altro. Comunque, Smite, Hydra, le scarpette, Ninja W. Guardate un attimo la situazione. Comunque, considerate che c'era Zed, Rexha, erano tutti a D. E spero che non si siano sentiti rumori di dietro. Non so mio fratello cosa sta combinando, mia madre, quello che è. E comunque. Dopo il Brutalizer vi fate la Yomu, e dopo la Yomu vi fate il martello glaciale, comunque quello che dà 700 vita e 30 di attacco. Poi in base alla squadra nemica vi fate qualcosa altro di tank. E comunque ragazzi, ricordate di utilizzare spesso la Yomu che vi aumenta attacco, velocità di attacco e velocità di movimento. Vi ricordate di utilizzare l'Hydra, ricordate di smetare i mostri, comunque seguite la mia guida, una sorta di guida. Grazie per aver seguito fino a questo punto ragazzi, un saluto nel Danino, ci vediamo nel prossimo video, bella.